Questo diario mi ha accompagnato da tutta la mia adolescenza. Che tempi. Stavamo frequentando l'ultimo anno delle superiori e dovendo portare l'esame di maturità, un autore di lingua tedesca, la nostra insegnante ci fece studiare Bertolt Brecht. Ma io Brecht a scuola non l'avevo veramente capito. E anzi, mi sembrava pure un po' noioso. Finché un pomeriggio, solleticandosi i libri con Rocco, lui si mette a suonare la Alabama Song dei Doors. Di Bertolt Brecht, musiche di molto varie. Ascoltandola mi venne in mente che anche David Bowie, il mio amico, l'aveva cantata. E così iniziò a sorgere un po' di interesse per questo Bertolt Brecht. Fu così che un pomeriggio in biblioteca, rovesciando tra le sue opere, mi ritrovai in mano il suo diario giovanile. Iniziai a leggerlo rapidamente e a scoprire che aveva un sacco di cose in comune con questo Bertolt Brecht. La passione per Bellini, per Rimbaud, tu farai Bertolt Brecht in persona. Io? Sì, tu. Bertolt Brecht, io? In persona. Io? Sì. Guarda il pubblico. Donna, fianchi grassi.
Señorita.
ciò che gli alberi producono non è proprietà di nessuno.